prossimo avremo la testimonianza di Chiara Corbella, siamo nati e non moriremo mai più, per arrivare alla penitenziale, la gioia dei magi, quando dopo un faticoso cammino arrivano e riscoprono la stella dei promossi per costruire insieme una nuova strada. Allora cominciamo nella preghiera, pregheremo il salmo fuori a terra, intervallato dal ritornello. Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo. Sua madre
Madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi. Destatosi dal sogno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, la quale, senza che egli lo conoscesse, partorì un figlio che egli chiamò Gesù. Parola del Signore. Gloria a Cristo. Siamo lieti di vedervi così numerosi al primo martedì del vescovo di Avvento. Buonasera Elena. Buonasera a lei Pietro, buonasera, buonasera a tutti. Com'è che la trovo sempre così elegante, sempre così in forma? Allora, non ci sono dubbi, io sono sempre splendida e splendente. Va bene, buonasera, detto questo, e non sarai l'emozione Pietro. Per me è una gioia, un piacere, un onore, non ci sono parole per descrivere l'emozione che sto provando in questo momento. Quando mi è arrivata la chiamata, cioè quando Don Stefano mi ha contattato per telefono, io la prima domanda che gli ho fatto è: ma perché Don Stefano esce a prima c'è? Io sono la sorella di Vesco, ciao Vesco, che posso fare un attimo perché me? E lui mi fa: no, insomma, dai, vieni a fare questa intervista, diventa giornalista per una sera insieme a Pietro. E io di per lì ho detto: ma anche no, cioè no, io che mi emoziono, io che non reggo l'emozione, io che non riesco neanche a parlare davanti alla mia immaginario specchio. No, no, no. Poi ho pensato: ma perché no? Cioè, mi è stata data questa opportunità, che è un'opportunità grandissima. Io stasera ho l'occasione di fare la portavoce per tutti voi, per questa comunità di giovani, e non solo, scusate, e fare la portavoce di una cosa bellissima, perché stasera siamo qua riuniti, motivati da uno stesso desiderio, da una stessa esigenza, da uno stesso bisogno, riscoprire l'importanza di essere testimoni anche nel momento di difficoltà, anche nel momento più buio, più difficile, nel momento di maggiore sconforto. Allora, non ci resta, se sei d'accordo con me, di presentare la studentessa. D'accordissimo. Allora, chiamiamo la gran voce il nostro vescovo Antonio! Quando lei ha scoperto la malattia, quando lei ha detto
questa malattia. Ecco. Innanzitutto, buonasera a tutti. Permettete di dire che mi sento molto più imbranato di loro due. E vorrei fare due premesse prima di entrare nel tema, insomma, no? Cioè, prima è che da una parte sono molto contento di riprendere questi martedì con voi, perché è sempre bello camminare e respirare anche una ventata di giovinezza. E la seconda premessa è che quello che vi dirò non ha nulla di straordinario. Cioè, quello che vi dirò tocca ogni famiglia. In quale famiglia non c'è malattia, non c'è sofferenza? Io questa mattina, anche questa mattina, sono andato al Day Hospital e c'è pieno di gente. Di gente con un tumore, di gente che ha bisogno di cure. E così è tutte le volte che si va all'ospedale. E mi sono accorto, appunto, stando all'ospedale, che la situazione di fragilità, di malattia, è molto, molto diffusa, più di quanto crediamo, e tocca ogni famiglia. Quindi, al mio posto, ci potrebbe essere un membro della vostra famiglia questa sera a raccontare la sua esperienza. Mi pongo davvero con questa semplicità e questa trasparenza. Con questo vorrei rispondere brevemente proprio alla prima domanda, che è molto toccante, no? Che cosa ho provato? Ricordo benissimo l'11 giugno, quando sono andato a Sassuolo, all'ospedale di Sassuolo, per una visita di controllo che avevo prenotato da tempo. Ogni anno è bene fare dei controlli, no? E presentandomi al medico mi ha detto: ma c'è qualcosa che non va. Ho fatto fatica a fare le scale lì che portavano all'ambulatorio, e però la sorpresa è venuta alle 3 del pomeriggio, quando mi sono sentito chiamare dal clinico, che mi ha detto: vieni subito per le analisi. E io ho cominciato ad avere un po' di sospetti, ma non immaginavo poi quale sarebbe stato il responso delle analisi. Arrivato mi accoglie la dottoressa Leonardi e con gentilezza, anche con verità, con determinazione, guarda che le analisi non vanno bene. Dice: si tratta probabilmente, adesso lo controlleremo meglio, probabilmente di una leucemia acuta, mieloide, leucemia mieloide acuta. Appunto, non sapevo che cosa vuole dire. Leucemia, non lo sapevo bene, perché una mia compagna di classe a 16 anni è morta in brevissimo tempo. Quindi la leucemia, ai miei occhi, ma non solo ai miei, era una malattia che nel giro di poco tempo ti portava alla morte. Però sapevo anche che in questi decenni ha fatto dei progressi la medicina. È quello che poi mi ha detto la dottoressa, infondendomi un po' di speranza. Che cosa ho provato allora in quel momento? Che cosa avreste provato voi? Davvero mi è crollato il mondo addosso. Davvero ho pensato: tutto è finito. Cioè, tutto è finito, cioè, nel senso che tutto deve ricominciare, ma in una luce diversa, e non so per quanto tempo, no? Cioè, possiamo dire, mi è caduta una tegola addosso, in testa, no? Proprio una di quelle tegole che lasciano il
il segno. E ho fatto l'esperienza che contemporaneamente si sono affacciati nel mio pensiero diversi sentimenti. È un'esperienza difficile da dire, perché di solito viviamo un sentimento per volta. Ne ho vissuti diversi contemporaneamente. Il primo sentimento è quello che vi ho detto, ma e se dovessi morire presto? Avevo in mente un po' questo stereotipo anche, no? Tanto falso di questa maniera. E allora è legato a questo il sentimento di paura, la morte mi faceva paura, ma il sentimento, lo dico anche con molto pudore, ma il sentimento di ringraziamento al Signore, perché se fosse così mi hai dato un segnale del tempo in cui devo morire. E conoscere il tempo della propria morte vuol dire anche per il tempo di prepararsi, quindi lo consideravo anche come un dono del Signore, poter dire: oh, mi hai dato un avviso, devo prepararmi, non devo sprecare il tempo. Ecco, questi due sentimenti contrastanti che sono stati assorbiti dall'altro, che è quello dell'affidamento. Beh, Signore, mi affido a te, mi affido ai medici. Cioè, mai come in quel momento lì, la mia vita cominciava ad essere nelle mani di altri, nelle mani del Signore, che c'era sempre, e da quel momento lì nelle mani di medici, della loro professionalità, della loro umanità, della loro cura, e questo l'ho esplicitato anche davanti alla dottoressa, che poi mi ha anche, non ha attutito insomma la gravità della malattia, ma mi ha aperto anche alla speranza. Questo è stato il primo impatto, no? Cioè, quindi questi sentimenti che ovviamente cercavo anche un po' di nascondere, no? Di mantenermi anche forte, di indifferente un pochino, anche se non del tutto. E contemporaneamente a questo, poi allora la mia funzione, il fatto che quella malattia toccava a me come vescovo anche. E allora si interrompeva davvero una strada, la strada che si interrompeva erano tutti i progetti estivi e forse anche oltre, ma si interrompeva anche una modalità di essere vescovo. Avevo appena concluso la seconda visita pastorale, la visita pastorale della seconda zona, mi piaceva molto, davvero mi avevo entusiasmato quello che avevo fatto fino ad ora, e tutto doveva essere interrotto, e mi chiedevo: ma la diocesi ne avrà un danno, pur con la mia debole persona? E lì è emerso però quello che, in cui ho sempre creduto, cioè che nella Chiesa c'è la comunione, nella Chiesa c'è la corresponsabilità, nella Chiesa c'è un presbiterio che ha la corresponsabilità con il vescovo di portare avanti tutta la diocesi. E se non potevo girare, se non potevo tenere contatto con le parrocchie, eccetera, potevo svolgere il mio servizio in altre due modalità, con la preghiera e con la sofferenza, offrendo la preghiera e la sofferenza. Tant'è che avevo detto dei preti ammalati, o al termine della loro vita, guardate che avete questo ministero importante da offrire, la preghiera e la sofferenza. Un apostolato
forse ancora più importante di quello che siete trovati in parrocchia. E allora da quel momento ho cominciato a vivere quello. E ogni mattina ho cercato di offrire poi anche alla sera la preghiera e la sofferenza di quel giorno per la diocesi, di esercitare il mio ministero in questo modo. Quindi si è interrotta una strada, se ne aprivo un'altra. Sono state la manifestazione dell'amore di Dio e del suo sostegno.
Beh, innanzitutto voglio premettere che per me la verità sugli angeli è una di quelle più consolate. Mi sono molto caro gli angeli, in particolare l'angelo custode, ma d'altra parte credo che sia una verità consolante per tutti, pensiamo alla rilevanza che gli angeli hanno nella letteratura, nell'arte, penso in questo momento all'angelo di Chagall, di Dalì, di Federer, no? Cioè sono angeli di una bellezza che traducono proprio anche il sentimento dell'uomo. E soprattutto vorrei ricordare una frase dell'Esodo che dice: ecco, io mando il mio angelo davanti a te perché ti custodisca e ti indichi la strada. No? Io mando il mio angelo davanti a te perché ti custodisca. Si custodisce una cosa preziosa, una cosa che ti sta a cuore. Allora l'angelo è quello che si prende a cuore, è un amico vero. L'amico vero è quello che ti è accanto, che ti è vicino, ma che ti dice anche la verità, no? Cioè anche quando è crudo magari, no? Cioè, ma prendendoti per mano. E allora, parlando soprattutto ai fanciulli, anche ai bambini della Sicilia, quando la festa dell'angelo custode, faccio sempre loro questa domanda: ma ci sono solo gli angeli con le ali o ci sono anche angeli senza le ali? I bambini, molti dicono no, hanno le ali, e come le immaginate, il bambino ha detto con gli occhi azzurri, con questi, con quest'altro. Questi sono gli angeli come si raffigurano, ma ci sono anche gli angeli senza le ali. Gli angeli senza le ali sono gli uomini, sono in carne ed ossa. E io ho incontrato tanti angeli senza le ali in questo periodo. Li vorrei classificare un po' in queste categorie. E gli angeli, anzitutto, gli angeli della cura, e gli angeli che si sono presi cura di me, i medici, gli infermieri, gli allievi infermieri, ci tengo a ricordarli, non dirò perché, davvero ho trovato tanta professionalità unita a tanta umanità. E allora io sono convinto che la professionalità da sola non basta. Tante volte ti senti guarito, almeno interiormente, più da uno sguardo, da un sorriso, che non da una medicina. E questo dipende allora dalla relazione, dipende dall'umanità. Certo, l'umanità, se non c'è la competenza, non ti aiuta granché, ma ci vuole l'uno e l'altro, no? E non è che uno sminuisca l'altro, non è che un operatore sanitario, per il fatto che è misericordioso, cioè che è attento a te, svilisca la sua professionalità, anzi la fa crescere, almeno nei miei occhi, no? Io devo dire che ho trovato questi angeli della cura, nell'equipe medica, negli infermieri e anche negli allievi, che erano ragazzi come voi, che poi si confidavano quando ti apri un po', no? Qualcuno si alzava alle 4 del mattino perché abitava fuori Modena, provenendo dal sud, anche molti sono venuti dal sud proprio per... E per essere lì poi, se facevano il turno dalle 6, iniziava. E allora pensavo, ma
con quale coraggio si parla male dei giovani oggi. Quando ci sono dei giovani che per costruirsi un avvenire sono capaci, in questo caso, ma in tanti altri, ci metto tutti voi, no? Di grandi sacrifici. No? La gioventù è più seria di quello che si dice tante volte. No? Ecco, quindi, gli angeli della cura. Poi, una seconda categoria, gli angeli della preghiera. Da Cesena a Modena a Piacenza, quando sono uscito poi tengo conoscendo, ma il nostro prete ci ha fatto pregare molto tutte le domeniche, c'era l'intenzione, cioè, meno male che sei uscito, no? Gli angeli della preghiera, che mi ha fatto molto bene, e vorrei dire però con quale spirito si pregava. Direte, ma perché il Signore concedesse la grazia di guarire? Ma e se questa guarigione non venisse o venisse parzialmente, vi sentireste delusi? La preghiera non ha questo, certamente, no? Dobbiamo essere aperti verso Dio, ma io porto sempre con me questa certezza, che Dio esaudisce sempre le nostre preghiere. Le esaudisce non secondo i nostri desideri, ma secondo i suoi progetti. Quindi state certi che Dio non lascia cadere nessuna preghiera, non le esaudisce secondo i nostri progetti. Secondo i suoi, ma secondo i nostri desideri, cioè, ma secondo i suoi progetti. Anche Gesù ha pregato, passa da me questo calice. No? Gesù, di fronte alla sofferenza, nell'orto degli ulivi ha sudato sangue. Tanto soffrì, tanto aveva paura. No? Però ha detto il Padre, si è fatta la tua volontà. Ecco, dobbiamo pregare con questo spirito, che ci riporta ad affidarci ancora una volta. Ecco, questi per me sono i numerosi angeli della preghiera. Una terza categoria, gli angeli dell'affetto e della consolazione. Ho sentito, non solo molte preghiere, ma molto affetto. E l'affetto fa bene. E l'affetto sa, no? Dice. E anche molta sono tutti questi angeli, alcuni non li conosco neanche, altri magari li ritenevo lontani, altri li conosco bene, che il Signore mi ha messo accanto. Vorrei citare solo due testimonianze. Tra i messaggini che ho ricevuto c'è il messaggino di un albergatore di Cesenatico, sapete che qui non sono stato a Cesena, che mi ha detto io non so mica pregare tanto, no, però un Padre nostro te lo recito volentieri, ed era molto sincero. L'altro messaggino di una famiglia con 5 bambini piccoli, che mi ha scritto tutte le sere preghiamo insieme in famiglia per te. Ne aggiungo un terzo di un'altra famiglia dove i genitori dicono le preghiere con le due bimbe, e diciamo una preghiera per il nostro vescovo Antonio. Una sera si erano dimenticate, e la bimba piccola detto, e la preghiera per il vescovo Antonio, e allora hanno detto anche la preghiera per il vescovo Antonio. E questi sono gli angeli per me della preghiera e focalizziamoci un attimo su questo concetto. In conclusione, quali nuove strade si sono aperte?
Sì. Anche qui vorrei introdurre con un'altra testimonianza che mi ha molto colpito, perché è di un campione di pallavolo americano, Kirk, che forse la sua storia qualcuno la conosce, che era molto famosa, era un grande campione di pallavolo e a un certo punto ha avuto un drammatico incidente per cui ha dovuto vivere da lì in poi in carcere. E ha lasciato un po' questa testimonianza. Ho chiesto a Dio la forza, ho chiesto a Dio la ricchezza, ho chiesto a Dio la bellezza, eccetera. E Dio non mi ha secondato in nulla in questo, nel senso che tutto mi è stato tolto con una l'incidente. Però Dio mi ha lasciato la vita per ridarmi tutto, perché potessi apprezzare tutto. Lui aveva chiesto l'intervento di Dio su determinate strade, credeva che quella fosse la sua felicità. Dio gli ha lasciato il dono della vita, perché col dono della vita potesse guardare con uno sguardo diverso un po' tutte le altre cose. Io vedo in questo un po' le altre strade, no? Cioè, Dio ha sparato, certo, diciamo, si è sparato una strada, e quale altre strade? Ma più che di altre strade parlerei di un modo nuovo di percorrere la stessa strada, cioè è come una strada accidentata che viene risfaltata, no? Che la percorre ora in un modo diverso. E l'importante non è quale strada, l'importante è che su questa strada ci sia la presenza di Gesù, ci sia una compagnia, perché si cammina bene insieme, ci si sostiene vicendevolmente, c'è la gioia dell'incontro, del dialogo, eccetera, no? C'è meno la paura di sbagliare la meta, e quindi è con chi cammini, in quale strada vai e con chi cammini. Rifacendomi un po' al non temere, che fa riferimento alla traversata dei discepoli, che sono presi di paura perché c'è il mare in tempesta, c'è l'oscurità della notte, c'è il vento contrario, e tutto si calma quando c'è lo sguardo su Gesù. Ecco, l'importante è nella strada non distogliere mai lo sguardo di Gesù, stare nella barca, cioè stare insieme, no? Quindi vivere la consapevolezza che c'è una comunione di destino tra noi, ci sono dei legami forti che ci legano, per cui il destino di uno è legato al destino dell'altro, eccetera, ma c'è anche la consolazione, la gioia e anche la fatica di camminare insieme. Ecco, per me questa parte è la Chiesa, per me il gruppo siete anche voi, e quello che ci guida, quello che dobbiamo stare dietro è Gesù. Quindi poi le strade si trovano insieme. Noi, Tonton, ti ringraziamo davvero per questa testimonianza che è stata per me, ma anche credo per tutti noi, davvero preziosissima. E come dicevi, non hai abbandonato la barca, allora ti voglio ringraziare anche perché in questo periodo davvero difficile per te non hai lasciato la barca. Grazie.
però adesso so che c'è un piccolo pensiero, visto che siamo sotto Natale, e Natale è la festa della rinnovata alleanza, della speranza, allora so che hai preparato per tutti noi questa sera un segno di speranza. Vedo delle ceste piene di speranza, di messaggi di speranza. Allora, le vogliamo dare ai giovani qua presenti. Allora, ci disponiamo. Spiego. Sì, esatto. Prego, prego. No, le spiego brevemente. Cioè, non è una preghiera, ma ancora una riflessione sotto il titolo Non temere, che si rifà col canto del Vangelo cui ho accennato, che si rifà quel messaggio che avevo scritto per quelli che sono anche ad Assisi, che si rifà quindi alla traversata del mare di Galilea, con tutte le difficoltà che sono legate alla fragilità, quindi la malattia, la sofferenza, la debolezza, eccetera. E quali atteggiamenti possono prendere di fronte a questo? E ne elenco alcuni negativi. L'atteggiamento di tanto, ma non credo che si senti in bocca, però ce l'ho messo, cioè ce la voglio fare da solo, ce la voglio fare a tutti i costi, cioè il prendere la malattia o la debolezza come termine di confronto per le proprie forze, oppure la disperazione o la ribellione, perché a me, perché proprio a me, quando fa, no? O invece questa più sottile, la rassegnazione, e cioè bene o male ci sono sempre stati, felicità e dolore ci sono sempre stati, prendiamo la vita così com'è. Sono atteggiamenti da superare. L'atteggiamento positivo lo individuo in due parole di un libro di Bonhoeffer, Resistenza e Resa, dove la resa non è alla malattia, no? Lasciarsi andare, credo che se mi fossi lasciato andare, non so se sarei qui, ma molto dipende dall'aiuto degli altri, ma un po' dipende anche da te, no? La resa non è alla malattia, ma è a Dio, nel senso etimologico della parola, cioè mi affido a, mi arrendo a, mi consegno a te, come ha fatto Gesù, perché mi dia un atteggiamento di resistenza, di forza, perché possa attraversare questa situazione difficile, no? Quindi la confidenza con Dio che si esprime in tanti modi, che si esprime anche nell'avere, ecco questo mi dimenticavo di dirlo, nell'avere rispetto dei sentimenti che sono legati a questo. Cioè, se tu provi paura, non devi far finta o dire no, non ho paura. È naturale che tu abbia paura. Se ti senti solo, è un sentimento naturale. Se dici mi crolla il mondo addosso, è un sentimento naturale, oppure non vedo futuro davanti a me, sono tutte quelle che ho scritto, non ce la faccio a risolvere i miei problemi, questa prova mi sfinisce, non so perdonarmi quello che ho fatto, oppure l'ansia non mi fa dormire, no? Mi sento inutile, non ce la faccio a risolvere i miei problemi, nessuno mi vuole bene, penso che alla vostra età anche ricordo un po' a questo, e sono cose che ti capitano, cioè che vivi, e non devi far finta, non ce li ho, oppure sentirti in colpa perché ti vedo, ma prova a leggerle con una presenza. Gesù te li fa attraversare, non te li do, te li fa attraversare, ti aiuta a viverle in una luce diversa. Allora,
da una parte ho messo quando tu dici, ho messo una quindicina di situazioni, completatele voi, dall'altra il Signore ti risponde, non temere, io sono con te, non temere, io sono con te, lui non ritira mai il suo amore. E come brani allora vi suggerirei, vi sapete bene, il Signore è il mio pastore, il canto che poi faremo tra poco, tu sei prezioso ai miei occhi, e anche questo brano di Marco, il capitolo 6, dei versetti 45 e versetti 52. E quindi la sorgente, diciamo, del proprio atteggiamento di fortezza, di perseveranza, eccetera, non è puramente emotivo o dovuto a un carattere. Affonda per noi nel mistero di Dio, nella sua vicinanza, una vicinanza ricercata e sperimentata nella preghiera, nel tenere lo sguardo fisso su Gesù. Ecco, grosso modo c'è contenuto questo, no? Quel segno di disperazione. Adesso vi consegno la